Amici, guardate. Ok. Tirato via la cover. Ok. Questa qua è la parte rotta. Ed è arrivato il pezzo di ricambio. Che ora faccio l'unboxing e ve lo mostro. Ok. Poi lo montiamo. Però una cosa che devo fare adesso e che dovete guardare, anche voi quando smontate la piana, praticamente le varie cover e anche la parte dove c'è il tablet dell'elettronica, se ci sono residui praticamente di colla del vecchio vetro che avete tirato via. Quindi cosa si fa? Mettendo uno straccio sotto. Straccio sotto. Ok. Mettiamo lo straccio sotto. Poi ho notato che questa parte qua, non so se si vede, c'è una linea intera che c'è la colla. Quindi noi usiamo un remove. Prendi un liquido che si rimuove l'etichetta. È quasi finito. Però lo spruzziamo sulla parte dove c'è la colla, sperando che funzioni. Quasi finita la tolletta, però qualcosa sta uscendo. Ecco qua. Poi passiamo, lasciamo agire qualche minuto, è finita. Magari col dito vado a metterlo sulla colla, ok? E poi con lo straccio andiamo a toglierlo. Vediamo se ce n'è un altro. E questo è finito. Ecco qua. Mi ricordavo bene, ce n'è qua un altro. Smacchia tutto e scolla tutto. Ok. Lasciamo agire qualche minuto e poi andiamo a tirar via la colla esistente. Ovviamente ho guardato anche sotto se esiste, se c'è un po' di colla, però ho visto che solamente c'è questo bordino qua, che anche quando verrà montato mi meglio tirar via, perché con la colla vecchia ci si ha meno presa e non va bene. Attendiamo qualche minuto e poi vediamo. Adesso abbiamo lasciato agire il remove della colla. Andiamo a prendere un pennellino. Ok, e andiamo a togliere, vedi? Andiamo a togliere il residuo. Guarda qua, vedi che qua, vedi che si sta andando via l'etichetta, la colla. La stai vedendo? Guarda qua, vedi? La vedi questa? Ecco. Andiamo a tirarla via tutta. Ok, andiamo a tirare via tutto. Ci accertiamo dopo che non è rimasto più nessun... Interveniamo anche con uno straccio, così almeno abbiamo più attrito
E ovviamente perché questo qua, non, allora, di qualità non è eccelsa. Quindi abbiamo già il display, cioè non il display, il vetro che, adesso lo metto, che praticamente c'è l'adesivo qua, già di suo c'è l'adesivo, quindi verrà montato con l'adesivo già della... Invece credo che l'altra parte lo devo incollare con la colla apposta. E c'ho anche quella. Arrivo, faccio vedere tutto. C'è la colla apposta per incollare i schermi all'LCD touch dei smartphone. Quindi va bene anche per il tablet. Poi questa qua non è come un ATAC, ma bisogna lasciare almeno 24 ore a lasciarla asciugare. Niente, ci aggiorniamo adesso, pulito. Poi adesso facciamo un unboxing del vetro e facciamo il montaggio praticamente del vetro praticamente alla tablet. Alla grande, amici. Ecco, amici, è arrivato il pezzo di ricambio. Adesso vedo come poter questo deve andare così, ok, quello va dentro così. Allora, abbiamo tirato fuori il pezzo di ricambio, il vetro, il pezzo di ricambio. Noterete che c'è questo nastro, c'è il nastro praticamente adesivo da togliere la pellicola, e appunto va inserito sulla cover sopra. Quello che veniamo a fare adesso, guardate, ok, questo va inserito sopra così. Aspetta, andiamo a girare e a mettere bene, ok, proprio suo, perfetto. Tempo di far aderire l'adesivo. Se avete visto prima, abbiamo tolto i residui di colla sulla cover. Ok, ecco, primo step l'abbiamo fatto, guarda, nuovo vetro. Con la cover di plastica del nostro mini tablet. Guardate, questo è rotto, questo è nuovo. Adesso andiamo a assemblare lo schermo, ok, alla scheda madre, e andiamo a assemblare e finire il lavoro. E poi ci sarà il collaudo, vi farò vedere il collaudo. Guardate, perfetto. Perfetto, spettacolo. Alla grande. Eccomi qua. Adesso il prossimo step, e quindi questo. Dobbiamo smaltirlo. Adesso bisogna montare, ok, alla scheda madre. Allora, sulla scheda madre, qua dove c'è il display, ok, ci sono praticamente delle strisce adesive che erano già da prima. Allora, per il momento adesso io faccio il montaggio mantenendo queste strisce adesive, che prima voglio testarlo. Poi ovviamente una volta che l'ho provato, che
che questo qua praticamente voglio provare se questo qua che ho comprato, che ho preso su AliExpress, se è compatibile, che è inutile che questo qua fa tutto il lavoro e poi dopo magari questo non è compatibile. Io 90% è compatibile, perché ho visto che è uguale, quasi uguale all'altro. Adesso facciamo il montaggio. Quindi manteniamo queste strisce adesive. La colapecca, diciamo, del pezzo di ricambio che mi aspettavo che c'era, oltre all'adesivo che si incolla sulla cover blu del mini tablet, mi aspettavo che ci fossero gli adesivi anche per tenere la scheda madre. Quindi faccio combaciare. Ok. Faccio combaciare che qua ci sono anche le cose per le viti. Vedi qua. Qua ci va una vite. Qua ce ne va un'altra. Ok. Adesso devo collegare il flat. Che mi sa che questo devo farlo un po' seduto perché è delicato. Vediamo. La fletta. Vedi qua. Ok, c'erano incastri qua da mettere. Ok. 1, 2, 3, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Questo da mettere sotto. Ok. Rimettiamo le viti. Mettiamo le viti.
Ok. Questa è una vite di scorta. Ecco, ho perso quella originale. Ok. Mettiamo un'altra vite. Adesso si può inserire la cover. Tutto d'incastro. Ecco qua, adesso non ci rimane che provarlo. Ok, che storia, guarda, adesso andiamo di sopra, lo proviamo e vediamo se funziona. Abbiamo sostituito il vetro rotto che non andava più, adesso andiamo a provare se il vetro, con il vetro nuovo, funziona tutto. Andiamo di sopra, lo accendiamo e alla grande proviamo. Ok, spettacolo amici. Dai, forse ce l'abbiamo fatta. Intanto magari riesco a riparare le cose. Yuntab. Alla grande. Amici, caricato. Ok. Abbiamo caricato, adesso vediamo accenderlo insieme. Vedete la scritta? Guarda, lo vedi? Alziamo qua un po' il volume, vedi che si attiva. Guarda. Alla grande, fede. Alla grande. Vedi? Alla grande. Suona. Funziona, amici, tablet Yuntab riparato, sostituzione, ok, guarda, alla grande, alla grande, Mr. Gona. Mr. Gorn, yeah, riparazione Yuntab, spettacolo, da qua a questo, pezzo di ricambio, 5 euro costo della riparazione, del ricambio e poi il tempo che ci ho impiegato. Signori, alla grande. Spegni. Alla grande, figa. Spegni. Spento. Amici, mettete un bel like. Il ciclo di riparazioni Mr. G. Questa qua è la sua cover di gomma.
nonostante la cover di gomma, si è rotto lo stesso. Guarda. La cover di gomma a posto. Ah, grande spettacolo. Questa è la cavetto jack jack in dotazione, che non so cosa serva. Si carica con un caricatore normale. Questo qua possiamo smaltirlo. Ah, grande spettacolo.